No dai, Jerick, non è come sembra, ti prego. Non è come sembra? Ma cosa stai dicendo? Che sei tu che non li vuoi? No, no, io non ti lascio spiegare io nulla. Io non li voglio questi così sono qua. Sono bellissimi, guarda. Allora non facciamo guarda niente. Guarda che carini che sono. Ma carini. Scusate, che succede? Cosa sta succedendo qua in mezzo? Posso sapere? Dai, urlate? Spiegaglielo. No, allora, no. Io voglio vivere qua con lui. Avevamo tutto un piano. Sì. E mi ritrovo con questi cosi che sono i suoi migliori amici e li vuole tenere in casa. Ascolta, allora, prima di tutto, allora, adesso vi insegno a gestire i problemi di coppia. Sedetevi, per favore, tutti e due. Grazie. Allora, chi ha iniziato a strillare per prima cosa? Lui. Non è vero. No. Ecco, così non andiamo da nessuna parte. Mi costringete a prendere la motosega e sfogarmi sui vostri pubi. No, ti prego. No, ok, vedo che su una cosa siete d'accordo. Allora, chiunque dei due abbia iniziato a urlare, non importa, importa chi la smette. Quindi, per prima cosa, Jerick, sti cosi ti piacciono? Non ho capito. Cioè, sì, guarda che sono belli. Cioè, io te li volevo far notare. Guarda che musetto. Ma sono proprio belli. Ma no, fanno sboccare anche a me. Sono anche dentro. Sono fantastici. Ma scusa, ma sono degli scarafaggi del Nicaragua. Sono terribili. Ma non c'entra nulla, sono bellissimi. Sono pure velenosi, mi sa, se non ricordo male questi. Fanno male. Sì, anche secondo me. Sì, ti rendono sterile con una puntata. Forse, non so, vabbè, ascoltami. È piacevole. Come piacevole? Ma come? Posso scapparti, però no, no, aspetta, piace, adesso capiamo, forse l'hanno punto e non se n'è accorto. Ascoltami, ma, cioè, qual è il problema? Perché sei arrabbiato? Cioè, cosa ha fatto piace? Allora, sì. Piace e io dovevamo vivere insieme. Ho capito, solo certo. Solo che lui non li vuole, perché dice che fanno schifo. Infatti mi ricordo che tu volevi andare a casa di esatto. Alex. Sì, è certo, perché fanno schifo, ma c'ha anche ragione, cioè, guarda che fanno schifo sul serio, sono tanti. Ma non è vero. Sono bellissimi. Ma insomma, vabbè, ascolta, c'è una cosa però che effettivamente posso dire a favore di piace, cioè oltre che fanno schifo. Digli un po'. Cioè, se piace vive a casa di Alex è meglio, perché così non c'è il rischio che la moglie e il figlio lo trovano a piace. No, cosa? No. Cosa? Cosa hai detto? La moglie e il figlio di piace. Figlio. Figlio. No, non è niente. No, non c'è niente, tranquillo, non ti preoccupare. No, ma io No, oh, ma figlio, non veramente. No, stavo scherzando, Jerick, era uno scherzo. Ah, che scherzo, no, che ridere. No, io basta, io me ne vado. No, fai aspetta, Jerick. No, non è piace, vero, vieni come piace, pensi. vieni, anche lasciamolo sfogare, vieni come. Ma non gli avevi detto niente del figlio, scusa. No, certo, era un mio errore, una mia distrazione da giovane quella. Giovane, è successo 6 mesi fa, cioè non è che è successo un anno. Ero giovane ancora. Ma sei giovane ancora? Senti, ma perché non gliel'hai detto? Ma adesso è un casino. Perché vedi come è reagito? Già, vorrei vedere, scusami, come dovrebbe reagire lui. Ma che... non lo so, però non volevo arrivare a questa cosa. Allora, ascolta, posso risolvere parte del tuo problema. C'ho un scarbulatore fotonico del... Bellissimo. Questo qui è un'arma segreta. L'hanno data solo a me e all'agente James Bond. Quindi adesso andiamo e gli scambulbuliamo i scarafaggi che c'è in casa. Ma sei sicuro che funziona? Al 100%. Questo qui l'ho provato sulle palle di tua nonna. È ringiovanita a 20 anni. Sì. Ma dai, ma non è così che si fa. Ti faccio vedere come funziona. Girati. Vediamo un po', ok. Zup. Funziona tantissimo. A 1000 funziona questo qui. Ti proprio ti scamburbula tutte quante le cellule del sedere. Anche della prostata. Cioè, vabbè. Beh, sì. No, basta. Vabbè, è un organo come un altro, insomma. Jerick! Sì, dimmi tutto. Ti è passata un po', vero? No, ancora no. Cioè, un figlio. Però guarda. E non con me. Guarda l'orizzonte un attimo. Vai lì sul bordo. Guarda l'orizzonte. Pure io. Guarda che bello. Guarda. Bellissimo. Ah, okay. Cos'è questo amore? Oh, cosa stai facendo? Niente, no. Li ho ammazzati un po'. Dimmi scarafaggi. Vabbè, erano un po' troppi. Cioè, secondo me ho fatto bene. Roger, dove sei? È morto Roger. Anche tutti gli altri sono lì che annaspano in cerca di aria. Jerry, che erano scarafaggi, cioè facevano anche schi. Erano mia. Sono tornati. Li producono. Dai, ma sono immortali. Sti cocchi. Piace bene. Andiamo, basta. Non ci sto più qua. No, ma che fa impressione. Ma è impazzito. È un vecchio pazzo. Cioè, è sempre stato così, Però almeno si controllava. Adesso non si controlla più. Questa. Sto impazzito con quei suoi migliori amici. Sono diventati. Tieni, te la regalo. Buono. Nel caso Jerick fa il monello. E poi ancora lo vado a rifare. Conviene, perché guarda, è pericolosa come cosa. Cioè, quello lì è un porco pervertito. Stai attento. Ci penso io. Non ti preoccupare. Vieni, andiamo a vedere se c'è la nostra compa. Che qua. Oh, eccone uno per esempio. Oh, Lion, sai che cosa è successo? Ciao, imbecille, dove eri? A dormire? Schiacciavi il pennichello? No, non ero qua, ero nel corridoio perché sono traumatizzato. È successa una cosa troppo brutta. Piace, devo andare con Paga. Ah, va bene, ok, ci vediamo dopo, vado a risolvere il mio problema. Sì, provaci. Andiamo, Paga. Ma lo sai che all'ultimo mio piano della casa ci sta un insediamento? Disconosciuti.
Sconosciuti. Ah, ho capito. Non sono sconosciuti. Tommy è venuto a vivere sotto casa tua di nascosto. Come fa a sapere che Tommy? Perché me l'ha detto a me. Me l'ha detto. Mi ha detto: guarda, io non riesco a stare lontano da Paga, voglio vivere qua sotto. Si è insidiato di nascosto sotto casa tua. Tra l'altro mi ricordo. Ma hai visto cosa c'è là sotto? Sì? Una cosa terribile, sì? Tutte le mie foto. Sì? Cioè è incredibile. È un porco. Infatti sì, proprio un porco. È proprio un porco. Mi starò osservando anche adesso. Dai, che schifo. Sì, eccomi, sì. Signore, è pronto l'appello, signore. Cosa ci stai facendo tu qua fuori? Stavo controllando che nessuno esca o entri. Ma sì, la guardia della casa di Tommy adesso. No, non capito. Sono la guardia, sono il carceriere. Perché io sono un fan della Pagadina per sempre nel mio cuore, capisce? Mi devi tenere sicurezza. Ah, ho capito, mi piace questo. Sono un bodyguard. Bene, bene, voglio dare un'occhiata. Permesso, voglio vedere un po' che cosa c'è qua dentro. Ti attento. Allora, sì, l'odio in realtà è canalizzato verso Piadina. Però riesco a vedere, più che verso di te. Vedo che a te comunque in generale ti vuole, ti brama, ti desidera e ti vorrebbe anche probabilmente stordire. Ma secondo te vuole far del male a Piadina? A Piadina sì, lo vuole eliminare assolutamente. Il mio amore, no. Lo so, devi stare molto attento. Però purtroppo questo, diciamo che non c'è tempo adesso di risolvere questa questione perché dobbiamo andare a scuola. Non c'è Tommy nelle vicinanze. Sì, mi togli quella cosa dalla faccia? Sì, mi scusi signore, mi scusi. Grazie, perché altrimenti ti metto questa e non in faccia. Non mi metto le cose in faccia. Oh, un uccello, oh che bello. Che cosa, che bello. Che cos'è? Aia! Te l'ho detto che te lo mettevo e non in faccia. Andiamo adesso a scuola. C'è il giorno di scuola oggi. È il primo giorno di scuola. Sì, ma dobbiamo andare a piedi? No, c'è il pulmino VGF. A patto però che tu sappia il nuovo medley canoro del pulmino VGF, la nuova canzone. E qual è il nuovo medley? Io non lo conosco. Adesso ve lo faccio sentire, sarà bellissimo. Coppia amorosa, avete risolto le vostre questioni, Jerry? No, non abbiamo risolto. Via! Ti prendo con la mazzetta. Ora vengo, basta. No, te ne do no, scappiamo. Basta. Allora, mi dissocio completamente dalla violenza domestica e anche fuori dalla domestica. Vieni con me, andiamo a scuola, così ti calmi e ti tranquillizzi, va bene? Un va pochino. Va bene, andiamo. Poi ci pensi al resto delle cose. Perché la vita, guarda, piace, si era nascosto nei fiori. Jerica, poverino. Vergognati, Jerica, non si fa così, eh. Questo è un brutto modo di affrontare le cose della vita, vedi? Va bene, non lo farò più. Alex, per esempio, è solo e a volte piange. Io affronto molto bene la mia vita con una bottiglia di vino. Esatto, per cioè non è un buon insegnamento, però è meglio che arrabbiarsi, almeno si calma. Beh, certo, con moderazione, un bicchierino ogni tanto, ecco, due o tre calici. Per passare via il dolore. Sì, per passare il tempo anche, che vuoi fare? Vabbè, cantiamo la canzone del pulmino, dai, vi devo prego, far prego. Sentire. Il pulmino VGF vola VGF, sulla strada. VGF. Il pulmino che non ha paura degli ingorghi, perché? VGF, VGF. Se c'è un ingorgo l'aio scende, fa così. Aia, anche io, aia. Potete risalire. Era bella all'inizio. Sì, poi è diventata evviva aggressiva. Viva la canzone del pulmino VGF. Grazie, sono contento che vi sia piaciuta perché ci ho lavorato tantissimo durante tutte le notti insonni. Ecco qui, scendete. Vi faccio vedere la scuola. L'abbiamo migliorata, abbiamo costruito qualche altra aula che adesso serve. È immensa, guarda quanto è bella. Vediamo se Jerick, che si è fatto vedere poco ultimamente, devo dire la verità. Molto poco. Vediamo se è aggiornato sull'uso di questa scuola. Siedi sulla panchina prima di tutto. Va questo bene. Vecchiarello. Allora, a che cosa serve questa scuola? Di che cos'è questa scuola? Non lo so, dimmelo tu. Aia, molto male. Non lo sai, chi risponde è sbagliato, bruciatura. Una punizione. Bruciatura. No, ti prego, no. Risiediti. Allora, questa qui è la scuola di Cri. No, bruciatura, bruciatura. Dei criminali, aia. Bravo, la scuola di crimine, molto bravo, molto bene, molto bene. Paga, siediti perché sei interrogato anche tu. Qua c'è l'interrogazione mi ancora prima. Lui? Ma anche dentro no, di no, lui. No, dai, aiuto. Sei seduto sopra di me. Ho visto. Paga, questa scuola qui ha un solo insegnante per il momento. Chi è? Non lo conosco sinceramente. Dovrei conoscerlo. Risposta sbagliata. Devo motosegarti il pube. No, per favore, no, per favore. Aia, fa malissimo, aia. Chi è l'insegnante della scuola di crimine? Colui che è il criminale più famoso e più bravo di allora, tutto il mondo. Allora, forse sei te? Risposta corretta, 100 sì, punti. Però il forse mi offende un po', No, sei te di sicuramente, mi correggo. Sarà meglio perché c'ho il puntatore proprio del fucile su di te, il mirino preciso sul baffo. Per favore, sposta, lo aiuto. E invece, guarda che decido di sparare aia, un po'. Ma niente, poverino. No, andiamo, venite con me. Lui ci raggiungerà presto. Intanto dobbiamo entrare, che dovrebbe esserci è anche. È inaccettabile, eccola, è intollerabile, è insopportabile. Ma com'è possibile?
possibile? Ma io non lo so. Ti cito in giudizio. Ti chiamo la direzione. Ma che sta succedendo? Ti ha ciulato i soldini? Sempre, tutti, non ne ho più. 50 euro di soldini, tutti quanti, pure le macchinette quando te lo rubano. Allora guarda, mi dispiace, non ho niente da darti di dolcini, però ti posso dare un rainbow roll molto buono. Grazie, che carino. Cioè, ma è fatta apposta sta cosa? Te ne aveva dato uno anche lui, mi ha dato fastidio, non si deve permettere di... Poi fa schifo perché lui tiene il cibo in tasca, tutto lo in tasca. Lo sbava, sì. Lo sbava, perché ogni tanto lo lecca, tipo, hai presente le vecchie che leccano le caramelle e poi se le rimettono in tasca? Sì, 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 fa schifo. Esatto, quella cosa la fa. Mm-mm. Ma che schifo. Lo so. Sto per vomitare. No, basta vomitare, abbiamo vomitato già prima a casa tua e mi è bastato. Allora, Anna, che è successo? Lascia perdere, dobbiamo fare la lezione però adesso, quindi... Certo. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto un'introduzione al taccheggio, ma era proprio... Un attimo. Abbiamo fatto taccheggio, sì. Io andrei questa volta a fare lo scippo, che è molto fondamentale anche lo scippo. Oh, bello lo scippo. Sì, è molto fondamentale. È più difficile però, Prego, prendete posto, aspettiamo che tornino gli altri due incompetenti. Sta arrivando, sono sul corridoio. Molto bene. Prego, entrare. Ma ne manca ancora uno, dov'è quell'altro? Ma non ci sono abbastanza bossi. Ma che si è perso? Mi sa che si è perso. Gli faccio una telefonata? Pronto, paga? Pronto, Lion. Sono molto distante, sono a piedi. Non mi dire che sono passati di nuovo quei signori che ti hanno preso, quello burbero lì. Oh, avevano un furgoncino diverso. Non ci posso credere. Perché sali con loro? L'ultima volta è andata male. Ma pure la scusa che è distante. Come si chiama? Giovannone il burberone. Esatto, è nostro tuo amico. Guarda che non sono amici miei. L'ultima volta ti hanno lasciato le mani nella tasca del sedere del pantalone, un'impronta sul sedere. Voi dovete finire allo stesso modo. Qualche altro regalo ora. Oh, santa Celas. Ascolta, fai quello che ti pare. Basta che vieni a scuola e ti sbrighi, perché qui non sono ammessi i ritardi. È chiaro, paga? Va bene, allora corro subito. Bene, per quanto riguarda noi, iniziamo subito la lezione. Oggi si fa taccheggio. Vedete che qui c'è una signorina e un modello. Chiaramente una sorta di manichino. Serve per spiegare bene le questioni. Ma si muove. Si muove perché è realistica. Qui c'è un'altra signora, è una vecchia, la moglie del nonno Tombaldo. Anche... Jerick, è la moglie di nonno Tombaldo. Jerick ci avrà 94 anni, dai. Comunque vada, sono quelle lì. Ho capito. Comunque vada, la signora è un modello. Anche questa qui è un manichino, non è reale. Serve per le spiegazioni della lezione di scippo. Allora, iniziamo subito. Parlerà per primo il signor Jerick, perché mi sembra appropriato. Vieni, ok, in piedi. Io so una bella tecnica per scippare. Ok, vogliamo sperimentare prima sulla signorina giovane o sulla signora anziana? Come vuoi tu, guarda. È diverso. La giovane. È diverso, ok, la giovane. Allora, la giovane la stiamo sorprendendo la sera, un po' brilla, un po' ubriaca, è uscita dalla discoteca, quindi barcolla un po', diciamo che è proprio un po' ubriaca. Come ci comportiamo? Come agiamo, Jerick? Allora, io la prenderei sotto il braccio. No, ecco, già qui malissimo. Allora, siamo... Aspetta, qui c'è un twist. Cioè, ma cosa sei? Un addescatore? Jerick, cioè, questa è una lezione di scippo. Concentriamoci sullo scippo, non su altri crimini efferati. Per favore, prego. Le molestie allora, non vanno chiedo bene. Se ha qualche borsetta con gli lei. Gli chiedo se ha qualche borsetta. Spiccio. Ottima, direi che... Cosa è successo? No, ho visto una cosa terribile. Cos'hai visto? Cosa hai visto di male? Tu, piace ti ha partorito. Io ho visto che piace ti ha partorito. Non tuo figlio, ma basta! Ciao papà Jerick. Piace, mi spieghi sta cosa che è successa, per favore? Piace? 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 Oh no, è stato shock! È stato shock! Lascialo stare! Ma... Scusate, è lo shock del parto! Ma come è Messico! Ma è un po' strano quello che è successo. Cioè, piace e partorisce. È scappato in Messico! Paga, ma ti sembra. Oh, no, ma c'è, cosa c'è? Un portale nel sedere di Piace che escono le persone? Andato, mi manca già il mio papi e mami. Oh mio papi Dio, no! Andiamo avanti. Vabbè, sì, paga, siediti. Ma questa cosa è stata veramente strana. Prego, Jerick, vai avanti. Sto dicendo, gli chiedo qualche spiccio. Se magari mi può dar qualcosa. No, malissimo. Appena caccia fuori il portafoglio. Ok, ok. Dammi tutto, su, dammi tutto a me. Ok, aspetta, che aspetta. Vedi un vecchiaccio così e tira fuori la borsetta. Allora, in primo attenzione, luogo. Attenzione. Non male. Tu okay, è stato, grazie. Poteva starci perché all'inizio sembravi sfigato, ma in realtà poi ti sei cavato bene. Allora, aspetta però, perché a questo punto passiamo nella questione della dialettica dello scippo. Cioè, praticamente tu adesso mi hai chiesto i soldi. Io tiro fuori il portafoglio, ecco, c'ho il portafoglio in mano. Come mi convinci a svuotarlo e darti i soldi?
Prova. Io ti dico subito, se non vuoi farti del male, dammi tutto, subito. No, no, il tono non è per niente convincente, Jerick. Cioè, io così più non... cattivo? Non mi cago addosso così. Prova di nuovo. Allora, muoviti, tu, col portafoglio, dammi tutto e scappo via. Ti posso consigliare una voce un po' più cupa e roca, come se fossi tipo sofferente, capito? Prova va un po'. Bene, dimmi tutto. Vai. Allora, dammi tutto, se no qui si fa male. Meglio. Devi far capire alla persona che tu non hai niente da perdere, che anzi sei proprio una persona che ormai è arrivata al limite e disposta a fare qualsiasi cosa per quel contenuto del portafoglio. Prova di nuovo, un po' più cattivo, un po' più più rauco. Allora, sì. Io vedi come sono. Mi devi dare tutto. Ti vedo proprio malissimo, ti vedo. Ok. Allora, ti faccio un esempio pratico perché mi sembra più appropriato. Ok, allora, prima di tutto l'arma che uno impugna pure fa la differenza, cioè un tipo con una motosega mette sicuramente più ansia di uno con la pistolina che avevi te, no, Jerick? Questo è normale. È vero. Ok, facciamo la prova, eh. Tira fuori il portafoglio, se no ti taglio. Questo fa molta paura, devo dire la verità. Io ti avrei già dato tutto. Va bene, dai, hai tempo per migliorare. Vai pure a sedere, vediamo il prossimo. Alex Knauss, la mano. Prego, tirati su. Vuoi io provare una tecnica un pochino diversa. Sulla giovane o sulla vecchia, prima di tutto? Sulla vecchia, secondo me attizzo di più. Attizzi di più la vecchia, va bene. Professore, possiamo alzarci per vedere meglio? Puoi alzarti per vedere meglio. Prego, signor Alex Knauss, faccia vedere come allora, si muove. Allora, la mia tecnica tattica, la mia tattica sì, è l'ammaliamento, capisci un po'? Vuole ammaliare la vecchia, va bene. Capito? Okay. Allora, praticamente la scena è: la signora è uscita dalle poste, sta tornando a casa con la pensione. Con la pensione, le tasche buono. Piene di pensione. Prego, cosa fai? Via. Intanto indosso il mio costume da rapimento. Va bene, non ho capito cosa c'entra, però ok. E quindi? E poi vado e faccio: signora, sì? Guardi, mi sono comprato la gonna nuova. Vi faccio vedere il suo portafoglio, se no l'accoltello. Ma a cosa serviva la gonna nuova? Non ho capito che cosa c'entra. Perché scusa, tu non ti fideresti di una persona con la gonna? Ma cosa stai dicendo? No. Questo è deficiente. Guarda che se fai così ti boccio, puoi essere il primo bocciato. Non puoi bocciare, è bellissimo il mio ragionamento. No, perché poi non funziona. Effettivamente può essere un fattore di distrazione la gonna. Sì, ma tu devi sempre tenere presente che tutte le vecchie in borsa tengono una motosega. Quindi la signora praticamente appena tu fai così, fa così, bram. No, non voglio, faccio quel modo. Ti faccio vedere io, tu fai la vecchia che hai già la gonna e io faccio lo scippatore. Ok, sì, perfetto. Allora, sei pronto? Con la pensione. No, ok, guarda. Signora, vuole che l'aiuti ad attraversare la strada? No. No, sicura, perché ho visto che passano dei camion veramente veloci in questa strada. No, con la mia pensione nessuno mi prenderà sotto. Allora, facciamo così, signora. Io le do una mano. Venga, mi prenda il braccetto. Ma non voglio la tua mano. Allora, signora, capisco che a una certa età si diventa anche Burberry, però si fidi, guardi che ho visto poco fa hanno investito una vecchia uguale a lei, una signora. Oh no, allora prenderò la sua mano. Venga, guarda, attraversiamo, me la dia dall'altra parte la mano così. Okay, ok, sì, così. Esatto, e adesso vedete, in questo esatto istante è caduta la pensione. Aspetti, le ricade, ecco qua, ok. Opla. No! L'ho presa io, signora. Oh, adesso carino, subito gliela ridò. Ecco qui la sua pensione. Sì, andiamo, venga che la aiuto a finire di attraversare. Metta via la pensione in tasca. Ma è sicuro che è la mia pensione? Certo, signora. L'ho portato gli occhiali. Andiamo, venga, attraversiamo la strada. Vengo con lei. Ok, adesso che hai attraversato la strada, buon ritorno a casa. Stia attenta, altra girano pensione. Un sacco di malvagi. Altra pensione. Attraversiamo di nuovo la strada, venga. Andiamo. Ci vuole di nuovo la pensione. Ci penso io, signora. Ci penso. Ecco qui, ecco la sua pensione, signora. Ecco qui. Ecco qua. Va bene, allora signora, io la lascio adesso. Torni a casa, buona fortuna. Grazie, gentilissimo. Lei è proprio un buon uomo. Arrivederci. Grazie mille, signora. Buon rendere. Vedete, in questa maniera qui, non solo la signora è stata attaccheggiata, ma non sa neanche di essere stata derubata. Avete visto? Professore! Grazie. Ma sei troppo bravo. Grazie. Prego, Anna, cosa vuoi? Ma quindi la tattica è far attraversare ad una vecchia la strada almeno 7 volte finché non perde tutta la pensione? Le volte che servono, le volte. Poi, chiaramente, qua tu sei molto ignorante, infatti meriti di essere bruciata. No! Perché non hai capito niente. La vecchia, la signora, non ha fatto cadere la pensione. Diciamo che io mi sono messo dallo stesso lato in cui lei la teneva in mano e l'hai fatta scivolare. Capito, bravo, gli ho dato un po' uno scossone e è caduta la pensione. Che genio. Grazie. Comunque non si fa. E se la vecchietta doveva andare a prendere la spesa? Siamo purtroppo, guarda, ti dico la verità. Allora, io non metterei mai in pratica questo genere di crimine, effettivamente, perché lo scippo non è tra i miei crimini. Io preferisco derubare i ricchi, tipo Rubon Hood, quindi le banche, capito? Però Rubon Hood. Però va detto che questa è pur sempre una scuola, quindi noi qua dobbiamo insegnare
tutte le materie, giustamente. Non è che una non la dobbiamo insegnare perché a noi non ci piace. Beh, certo, ha ragione. Anna, lei è proprio così istruito, mi dica. Sì, ci sono. Oh. Che c'è? Devi fare tu, oh. Ah, io, ma non mi sento tanto pro... C'ho l'idea, ho l'idea. Preferisco con la signora. Ancora, non sta vecchia, la vogliamo proprio torturare, eh. Vabbè. Non lo so, mi trovo più a mio agio. Lo so. Vabbè, quindi allora, dai, svegliati però, la forza. La signora è uscita dalla posta, è andata a prendere la pensione. Io mi faccio trovare fuori, tutta impanicata, tipo: oh mio Dio, e come faccio adesso? Io c'avevo i soldi per le medicine, adesso come faccio? Nonno mi ha chiesto di andare a prendere le medicine, come faccio? La signora si intenerisce, no? Cosa c'è? No! Ma questa è truffa comunque, non è cibo. Allora ragazzi, va bene così. La prima lezione è stata molto proficua. Spero che abbiate imparato qualcosa, giusto? Sì, sì, abbiamo capito tutto. Ok, Paga, hai imparato? Molto sì, bene. Sì, tantissime cose. Allora venite fuori, possiamo uscire, andiamo a farci 10 minuti di ora d'aria. Certo che Anna non va mica bene così, eh. Dorme in lezione, io l'ho vista e schiacciava un pisolino a metà della lezione. Ma che ho fatto di sbagliato, professore? Molto sbagliato, sì, molto sbagliato. Dorme, non fa, dorme. Non si dorme durante le mie lezioni. Le mie lezioni sono interessanti. Facciamo un po' di ora d'aria. Tra l'altro, io c'ho da fare perché mi sono ricordato che oggi non ho fatto colazione e non ho dato da mangiare a Baby Yoda, che mi deve crescere ancora un po'. Quindi io torno a casa, do da mangiare a Baby Yoda, poi ripasso. Ma è già grosso. Non è abbastanza grosso. E poi guarda. Deve crescere di più. Esatto, sempre di più.